Signor Sottosegretario, volevo ringraziarla per la disponibilità a questo incontro, in questa campagna elettorale un po' anomala per quanto mi riguarda, perché in un momento così delicato, così difficile, di passaggio, in cui si intravedono delle speranze, si intravedono delle prospettive, soprattutto per il Mezzogiorno, per una regione come la Puglia, dal punto di vista del governo e del Ministero dell'Economia, è particolarmente interessante. Sì, effettivamente ripartire dai territori è fondamentale. C'è tutto lo sforzo che il governo centrale sta facendo per cambiare il paese, per rimetterlo in moto, per toglierlo dalle angustie nel quale per troppi anni, 7 anni di recessione, ci siamo alle spalle. È uno sforzo che sta dando dei risultati. Penso che da questo punto di vista l'attenzione che si sta mettendo a questa scadenza elettorale sia importante e finalizzata, oltre, ripeto, al risultato che non dispiace, no? Anche a un'idea di crescita e di sviluppo. Anche queste elezioni possono essere un motore e un'inversione di tendenza. Come sa, sottosegretario, il candidato presidente del centro-sinistra Michele Emiliano ha lanciato un'iniziativa, trovo molto interessante, di costruzione del programma dal basso, con queste che ha chiamato le sagre del programma, autoconcluse proprio questa settimana. E nell'ambito di questa attività di costruzione dal basso del programma, uno dei temi su cui abbiamo lavorato è esattamente legato alla valorizzazione del patrimonio dismesso a fini turistico, ricettivi e culturali, mettendolo a sistema appunto con i territori. Il problema che ha il nostro paese non è cedere i beni pubblici, ma è rimetterli in un circuito positivo. Il sistema delle concessioni di lunga durata, nel caso dei fari è un esempio molto pertinente, è la strada maestra, perché anche per attrarre capitali privati, italiani e non solo italiani, non è detto che la cessione sia la strada migliore, perché la cessione può attirare pochi grandi patrimoni o grandi speculatori, mentre invece la gestione positiva del fenomeno patrimonio pubblico rivitalizzato è invece un asse dove tu puoi attrarre anche una pluralità di interventi, dei consorzi tra capitali. Quindi è la strada maestra. La stiamo praticando. Lei è del mestiere, quindi sa bene quanto è faticoso, c'è un problema di riordino complessivo della normativa, c'è un problema di un accordo con gli enti locali, ha avuto successo la strada che abbiamo aperto l'anno scorso, quella della cessione gratuita agli enti locali di pezzi di patrimonio. Io sono abbastanza ottimista perché vedo anche all'interno dell'amministrazione dei segnali di novità, per esempio col Ministero della Difesa abbiamo aperto un canale, diciamo, di dialogo, ma anche già concreto. Abbiamo liberato più di 1.000 caserme. In alcuni casi sono pezzi di città che vengono restituiti all'utilizzo dei cittadini. Bisogna affiancargli progetti di valorizzazione. Per esempio, come lei sa, non serve citare qual è, ma proprio nel caso dei fari, uno dei più bei resort del mondo è un faro di proprietà pubblica che è stato dato in concessione e che rappresenta un gioiello nella possibilità di riconvertire. Siccome mantenere il patrimonio italiano costa molto, perché soltanto la manutenzione ordinaria costa tantissimo, ma addirittura in molti casi c'è bisogno di una manutenzione straordinaria, di un recupero. È chiaro che questa apertura ai privati è fondamentale, decisiva. Lo Stato da solo non ce la farebbe. Chiederei una parola, sottosegretario, sul tema dell'ambito della riduzione della spesa, che la spesa pubblica è uno dei temi forti, il discorso delle razionalizzazioni degli usi pubblici. È un impegno difficile perché implica la capacità delle amministrazioni di riconvertirsi sia logisticamente sia come finalità. Però è un impegno straordinario perché non solo c'è una possibilità di recupero ecofinanziario notevole, ma anche di razionalizzazione.
Proviamo a pensare l'unificazione in sedi unitarie di molti uffici pubblici, una sorta di grandi sportelli unici ai quali i cittadini, mentre invece di girare per la città, accedono direttamente. Quindi facciamo un doppio servizio, un servizio alla cittadinanza in termini di semplificazione e di utilità del rapporto con lo Stato, ma facciamo anche un servizio a noi stessi, perché è un modo di fare, un modo intelligente per fare spending review. Il Mezzogiorno ha potenzialità straordinarie ed è opportuno e bene che ci sia una nuova classe dirigente che sia in grado di valorizzarle al massimo e portarle a pieno diritto come protagonisti dello sviluppo italiano, ma non solo italiano. Il Mezzogiorno è un punto di snodo in questo sistema di globalizzazione al centro del Mediterraneo. Buon in bocca al lupo. Grazie.